Amici della Domenica Sportiva, buonasera, ben ritrovati in diretta con il nostro classico appuntamento della domenica sera. Buonasera e buon lavoro a Roberto Cherchi alla telecamera, buonasera e buon lavoro a Dino D'Angelo in regia, naturalmente. Buonasera, ben ritrovato al nostro ciao, Gabriele ciao a tutti. De Bari. Buonasera a tutti. Ciao Gabriele, ciao. Buonasera, ben ritrovato a te. Un saluto, ben ritrovato e grazie per aver accettato il nostro invito al tecnico del Chieti Alessandro Lucarelli. Buonasera mister. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Con grande piacere saluto Valentino Sciotti per parlare di ciclismo e non solo, un manager con la M maiuscola. Grazie Valentino, buonasera. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Avremo degli interventi in diretta durante la nostra domenica sportiva. Andremo nel ritiro del Pescara a Chiavari, ci collegheremo con un giocatore per vedere un po' la vigilia di questo match, comunque molto molto importante, ma come di consuetudine, primo giro flash, 30 secondi con i nostri ospiti. Gabriele, a te per chiederti quanto è importante la partita di domani del Pescara, perché Auteri dice che ancora non è decisiva, però oggi la Reggiana è a più 8. È a più 8, se tu resti a più 8 devi fare poi una rincorsa che non è mai facile portare a buon fine, quindi la partita è determinante per una squadra che vuole vincere il campionato come il Pescara, è determinante domani la partita di Chiavari. Aperta e chiusa parentesi, questa sera sveleremo nel dettaglio le tappe abruzzesi del Giro d'Italia. Sì, ma era mica il segreto di Pulcinelli, si sapeva già. Intanto le diciamo con certezza. Lo vogliamo ribadire. Le ribadiamo con assoluta certezza. Un pareggio in casa contro il Fano, contento quanto, Lucarelli? No, della prestazione sicuramente tanto, della prestazione dei ragazzi. Il risultato lo prendiamo, però potevamo fare qualcosa di più e potevamo anche fare 3 punti, però in questo momento ci sta, siamo in una fase di crescita e continuiamo. Sì o no, contento dell'inizio campionato del Chieti? Volevi questo, volevi di più? Sì, stiamo ancora aspettando di capire bene che entità abbiamo all'interno di questo girone, però per il momento assolutamente soddisfatto. Valentino Sciotti, con te per parlare diffusamente di ciclismo, ma non solo. È stata una stagione, mi permetto di dire, favolosa per la tua Israel, perché è arrivata la maglia rosa con De Marchi, sono arrivati tanti successi. Contento del 2021? Assolutamente sì. Momento più bello? L'hai detto tu, è stato il Giro d'Italia, la maglia rosa sicuramente, ma anche la vittoria di Dan Martin. Ci sono stati tanti momenti molto belli, la squadra ha scoperto tanti campioni che neanche ci aspettavamo, quindi assolutamente una bella stagione. E per il 2022 tanti bei progetti ambiziosi per portare il ciclismo abruzzese con il nome di Valentino Sciotti ad alti livelli, lo possiamo dire? Si prova sempre a fare meglio, quello sì. Ne parliamo diffusamente, Valentino, tra l'altro ci sarà un Giro d'Italia che parlerà in maniera esplicita abruzzese quest'anno con delle tappe, una in particolare super spettacolare, ma non anticipiamo ancora i dettagli, ne parleremo durante la trasmissione. Gabriele, allora entriamo nello specifico del Pescara perché domani sera ci sarà il posticipo a Chiavari. Tra i convocati c'è una piccola sorpresa, c'è Rizzo, ma molto probabilmente non sarà a disposizione il giocatore, anche perché così ha detto il tecnico Auteri ieri in conferenza stampa. Partita, dicevi, delicata, partita importante, 11 gol subiti dal Pescara, 12 dal Lentella, bisogna registrare qualcosa. Anche Lentella comunque, che in casa va forte, fuori casa invece praticamente delude quasi sempre. Quindi è una partita per tutte e due le formazioni importantissima, perché se il Pescara dovesse rimanere a questa distanza, come dicevo prima, poi sarà più complicato inseguire, anche perché non avresti comunque una squadra davanti, ne hai più di una e quindi, sai, diventa sempre più complicato. Abbiamo visto oggi che il Modena, che era in vantaggio, ha perso, quindi sono formazioni che stanno un po' indietro, come l'unica il Pescara, è la Reggiana, diciamo. Tutte le altre, a parte Reggiana e Cesena, ci metto io, tutte le altre sono indietro rispetto alle previsioni della vigilia. Assolutamente Gabriele, questo intanto è il quadro completo dei risultati, questa è la classifica, una classifica che oggi... Perché dico che è determinante la partita? Poi magari Lucarelli mi dirà se sbaglio meno da allenatore. Se il Pescara con Auteri ha dichiaratamente detto che l'obiettivo è vincere il campionato, se oggi, chiaramente c'è l'asterisco, quindi una partita in meno, hai 12 punti, sei a meno 8 dalla Reggiana e sei borderline dentro la zona playoff. Sì, almeno 5 dal Cesena. No, ma sei borderline dentro la zona playoff, perché la zona playoff vanno le prime 9, quindi sei borderline dentro, ad oggi il Pescara sta deludendo le attese. Sicuramente, perché ha fatto 2 punti nelle ultime 3 partite, ha subito sempre gol. I difetti che si sono visti nella prima giornata li vediamo adesso dopo la 7ª giornata, quindi non si è migliorato dove si doveva migliorare.
problemi con gli arbitri oggettivi. Auteri, tra l'altro, ieri in conferenza ha detto una cosa un po' forte, ha detto non era rigore. No, ha detto una stupidaggine. Non esageriamo. Era rigore per te, era rigore o non era rigore? Almeno sul rigore, siamo d'accordo o no? Allora, per me era calcio di rigore, ma non c'era... Ha detto una stupidaggine. Ma no, è un'opinione, però non vabbè, ragazzi, davanti all'evidenza l'opinione conta poco, Il rigore era, non c'era l'espulsione del portiere, tutto, ma almeno sul rigore neanche quello che vogliamo... No, il rigore c'era, però c'erano anche due gol in fuorigioco in precedenza. Noi parliamo del rigore adesso, perché tutto è stato dato addosso all'arbitro. L'arbitro c'era la responsabilità sull'espulsione del portiere e sul rigore. Le altre erano dei guardalini la competenza, perché il guardalino doveva vedere i fuorigiochi anche se non era facile, dobbiamo ammettere, perché noi confermo immagine. Non era previsto, guarda Gabriele. Il fallo di Di Manno. Scusami Gabriele, chiedo a Dino D'Angelo, non era previsto e quindi lo ringrazio se riesce ad accontentarci, se ci può far rivedere quel rigore concesso, così magari chiedo anche a Lucarelli, però al mister volevo chiedere se era un po' troppo meno 8 oggi dalla vetta, perché ieri Auteri ha detto io un campionato l'ho vinto, era meno 7 a dicembre. Io penso che bisogna intanto aspettare la partita di domani. Tempo di record, scusami mister, perché devo ringraziare Dino D'Angelo. Auteri ha detto questo non era rigore. La palla non l'ha toccata per niente, guarda. Se tu arrivi a dire che non era rigore, allora io dico con che giudizi... Dov'è la tua serenità nel giudizio, la tua obiettività? Allora veramente vuoi fare il piagnone come hai fatto dall'inizio del campionato, tutte le giornate, tutte le conferenze stampa, è sempre colpa di qualcun altro, mai colpa del Pescara, mai colpa sua. Per me è colpa del Pescara gli 11 gol subiti, al di là... O colpa sua pure, del tecnico. Ragazzi, il pallone l'ha toccato alla grande l'attaccante, ragazzi. Rigore netto, dai, non scherzo. Si discute. Però non è cartellino rosso. No, ma noi, lui ha detto oggi che non d'accordo, era neanche Lucarelli, rigore. A me la dinamica ci sta tutta, più che altro bisogna lavorare sul fatto perché non c'è un giocatore a tu per tu col portiere, io lavorerei un po' più su quello, però... Sui 7-8 punti di distacco dalla punti vita. Bisogna aspettare la partita di domani, se non dovesse vincere è chiaro che perde un po' di prende un distacco importante, se il Pescara domani vince, vincendo domani deve rimanere lì aspettando che la Reggiana scende e loro pian piano crescono, però se si distanzia tanto poi ci sono tante altre squadre davanti, diventa più complicato. La presentazione della partita affidata a Massimo Profeta che poi ha ascoltato, Dino, le possiamo mandare contemporaneamente i due servizi se possibile, anche Rizzo che poi ha detto Auteri non sarà della partita anche se è stato regolarmente convocato, il servizio di presentazione. Lo ribadiamo ancora una volta, le palesi sviste arbitrali dell'ultima partita non devono rappresentare un alibi, sarebbe un grave errore. Due punti nelle ultime tre gare, da qualche settimana è diventato sin troppo facile fare gol ai biancazzurri. Una squadra che pensa di voler vincere il campionato non può lasciare a pochi minuti dalla fine in inferiorità numerica 40 metri di campo alle spalle dei difensori centrali. Quanto accaduto in occasione del rigore del 2-3 della Reggiana, che per inciso è scappata più 8 sul Delfino dopo il quinto successo consecutivo conquistato nell'anticipo ai danni dell'Olbia. Alla luce degli ultimi risultati Memuscia e i compagni sono scivolati al sesto posto. Urge dunque migliorare presto l'organizzazione in fase di non possesso ma anche la qualità del gioco. Il Pescara appare involuto. Sotto questo profilo Chiavari tappa significativa. Out Drudi e Valdifiori squalificati, Di Gennaro e Diambo. In Liguria anche Rizzo che sembrava tra gli esclusi per un fastidio. Auteri pare intenzionato a confermare il 3-4-3, prima da titolare in campionato per il 19enne portiere Alessandro Sorrentino. Cancellotti in grosso e Iannes nel cuore della difesa, Zappella in zita sulle fasce, a centrocampo il rientrante Pompetti e Memuscei, davanti Clemenza e Dursi a supporto di uno tra Ferrari e De Marchi, col primo in leggero vantaggio. Entella dal rendimento altalenante, di certo inferiore alle aspettative, già tre le sconfitte, tutte in trasferta contro Montevarchi, Gubbio e Pontedera. In classifica 10 punti, 2 in meno del Delfino e 12 gol subiti, 1 in più dei biancazzurri. Dal patron Gozzi, fiducia incondizionata al 40enne allenatore Gennaro Volpe che contro il Pescara dovrà rinunciare al contributo di Cleur squalificato e degli infortunati Chiosa, Morra, Pavic e Pellizzer. Sono e sarò sempre grato al Presidente per la fiducia e l'opportunità che mi è stata concessa. Io cerco col lavoro, insieme al mio staff, di fare sempre il massimo e di cercare di portare l'Entella dove merita. È chiaro che veniamo da una sconfitta che lascia sempre rabbia, delusione
e non dobbiamo portare questa delusione e questa rabbia sul campo contro una squadra forte. Quindi servirà un approccio cattivo alla partita di una squadra che ha voglia di fare punti. Sistema di gioco 4-3-1-2, il probabile 11, Paroni tre pali, in difesa Di Cosmo, Coppolaro, Silvestre, 37 anni, ex Inter, Milan, Sampdoria, Catania e Palermo, dubbio a sinistra, Barlocco in vantaggio su Cicconi, l'ex Paolucci, vertice basso del triangolo di metà campo completato da De Sena, altro ex, e Caric tra le linee, Schenetti alle spalle di Lescano e di uno tra Morosini e Magrassi. Il Pescara non batte l'Entella da quasi 6 anni, precisamente dal 12 dicembre 2015. All'Adriatico finì 2-0 grazie alle reti di Memusciai e Lapadula. In campo anche Volpe, ruolo centrocampista. A Chiavari un solo successo il 28 febbraio 2015. La squadra allora allenata da Marco Baroni si impose nettamente per 5-2, tripletta di Sansovini, gol di Bjarnason e Melchiorri. Per i padroni di casa a segno Lanini e Masucci. Quindi due pareggi e altrettanti KO, l'ultimo 3-0 il 27 dicembre dello scorso anno. Infine due curiosità. Il portiere dell'Entella, Andrea Paroni, 14esima stagione nel club ligure, ha giocato due partite contro il Delfino, rimediando, pensate, ben 9 reti, 4 il 4 ottobre 2014, tripletta di Maniero e gol di Pasquato e 5 appunto nel match di ritorno. Il trequartista Andrea Schenetti ha realizzato 4 gol al Delfino, 1 col Cittadella nel 2017-2018, 3 con la maglia dell'Entella. Rizzo, allora facciamo intanto un flash sull'ultima partita, la prima sconfitta stagionale. Le sviste palesi della terna arbitrale non devono però rappresentare un alibi, sarebbe un grave errore. Sì, come hai detto tu, dobbiamo pensare alle nostre cose di campo e gli arbitri, lo so che è stata una partita un po' così per loro, però va bene così, ora guardiamo avanti. Guardiamo avanti significa tornare a fare punti, magari anche vincendo a Chiavari, un altro scontro diretto contro una squadra, a dire il vero, che sta rendendo al di sotto delle aspettative, un rendimento altalenante quello della formazione ligure. Sì, Chiavari sarà una battaglia, non è una partita, perché loro hanno un grande organico, quindi c'è da battagliare e penso saremo pronti. Che campionato è questo? È ancora presto per dirlo, sono passate, trascorse 7 giornate, ti sei fatto già un'idea? No, ancora è lungo il campionato, c'è squadre come Modena che sono ancora dietro, però un grande organico, quindi ancora ci vuole tempo. Il Pescara subisce troppi gol con estrema facilità, è questo il problema? In settimana facciamo molti allenamenti per questa cosa che hai detto tu, però ce la mettiamo tutta noi, poi c'è anche le altre squadre che sono brave, no? Quindi niente. Invece sul tuo ritorno a Pescara, che cosa ti ha spinto? No, niente, mi ha spinto che mi hanno chiamato qui e io ho accettato subito. Il Pescara sono stato benissimo, io non volevo andare via, però è capitato che sono andato via, però adesso l'importante è che sono tornato e sono molto felice. Senti, oltre 300 presenze in carriera, spese in Serie B, Serie C, anche un po' di A col Pescara. Ti manca però di vincere qualcosa ancora, no? Ancora non ho vinto niente, speriamo, non dico niente, però speriamo di fare un grande campionato qui a Pescara e basta, non dico più niente. Non dici più niente, è meglio far parlare sempre sì. I fatti, anche perché tu sei un ragazzo di poche parole, appunto Chiavari, che cosa conoscete in particolare di questa squadra, perché l'avrete studiata immagino? Sì, il campo sicuramente che è sintetico, che sarà diversamente dal campo normale. E poi hanno un'ottima squadra, quindi dobbiamo mettere tutta per fare una grande partita. E per un problema muscolare non sarà della partita, anche se convocato Rizzo. Per chiudere l'argomento Pescara, in attesa di collegarci con Cristian Galano dal ritiro di Chiavari, volevo un po' sentire come si esce da questo momento secondo Gabriele De Bari, se è vero quello che dicono nella squadra, ma non possono dire altrimenti, che bisogna lavorare per migliorare, per entrare in... Questa è la cosa che sento dire sempre. Però sta passando troppo tempo. È una delle frasi più scontate che si usa nel mondo del pallone. Come quando dicono dobbiamo fare meglio, ma che vuoi fare peggio?
oppure andiamo su per vincere, perché qualcuno va fuori casa per, a perdere, non ho capito. Cioè, questo è uno dei luoghi comuni di cui il calcio si ciba quotidianamente. Ma se ti dovessi chiedere di riassumere, secondo te, in 20 secondi, qual è stato il grande problema del Pescara, perché avendo meno 8 dalla Reggiana, anche se con una partita in meno, le cose non vanno come sono state pensate. Qual è il problema di fondo? La fase difensiva che non viene curata o che viene fatta male. Perché... Però Uteri dice che non è vero che sono... Ma lui tutti... può dire ciò che vuole, no, aspetta, i fatti fammi lo smentiscono finire. Però. Fammi finire, Uteri dice che sono autogol, 4 calci di rigore e gol in fuorigioco. I calci di rigore sono spesso per errori dei difensori. I gol in fuorigioco millimetrici sono tutti per posizionamenti sbagliati. Lui invece di protestare sempre sugli arbitri e ogni volta essere così stucchevole nelle dichiarazioni, dovrebbe spiegare a noi e ai calciatori suoi soprattutto come si fa per piazzarsi meglio in campo, perché se la squadra non può giocare con due centrocampisti, mi riferisco a Bembusciai e un altro, e tu ti ostini a fare così, vuol dire che non vuoi capire dov'è il problema. Perché non è che se tu giochi un certo modo non lo debba cambiare. Però, Gabriele, all'occorrenza scusa, si cambia. Un allenatore è bravo quando sfrutti i suoi giocatori nella migliore condizione possibile. Uteri è storicamente, qui magari chiedo conferma a Lucarelli che sicuramente conosce il mister, è storicamente legato al 3-4-3. Ho capito. Aspetta. Però se non hai giocatori adatti... Fammi parlare, Gabriele. Se tu prendi Uteri, poi però devi essere bravo a costruire la squadra con i giocatori... con le caratteristiche necessarie per giocare come vuole Uteri. Il Pescara, secondo me, a centrocampo non ha quelle caratteristiche. Sono d'accordo con te. Allora tu non prendi Uteri. Io prendo un allenatore in grado di far giocare la squadra secondo gli uomini che ha e non adattare gli uomini che ha al gioco di Uteri. Un allenatore è bravo quando si adatta lui ai giocatori, non quando sono i giocatori ad adattarsi a lui. Così sono i grandi allenatori. Quelli che scoprono alcuni giocatori in ruoli diversi da dove hanno giocato per tanto tempo. Ti faccio un esempio: Spalletti ha inventato Brozovic nel ruolo dove gioca adesso, è tra i migliori in Europa. Zeman inventò Signori attaccante. Queste sono le cose importanti. Mihajlović centrale. Quindi confermi quello che hai detto domenica scorsa. In discussione Uteri, secondo te? Io dissi che nutro. Comincio ad avere dei dubbi, sì. Aspetti domani? No, non soltanto domani, però le prossime gare. Mi auguro che lui si ravveda, ma non ne sono convinto, perché mi pare sia un po' un testone nelle sue idee. Andiamo avanti, abbiamo parlato del Pescara, tra un po', appena possibile, andremo al ritiro per parlare con Cristian Galano. Primo spazio dedicato al ciclismo con Valentino Sciotti. Valentino, allora, abbiamo detto questo 2001 per le tue squadre, quest'anno eri con la Israel Fantini e con la Vini Zabu KTM, il punto esclamativo grande è stato quando, se non ricordo male, era Sestola sotto la pioggia, De Marchi è arrivato secondo ma ha preso la maglia rosa. Partiamo da lì per raccontare l'annata. Sì, è una squadra che è partita con grandissime ambizioni, erano tutte concentrate su Froome e poi purtroppo sulla strada si è visto che Froome non aveva recuperato dall'incidente che ha avuto 2 anni fa. E quindi la squadra si è dovuta reinventare e devo dire che tutti gli atleti che avevamo hanno saputo rispondere oltre le aspettative. E indubbiamente la giornata di De Marchi è stata una giornata grandiosa, soprattutto perché inaspettata. Posso svelare un aneddoto, visto che eravamo vicini? Sì. Qui Valentino Sciotti era in lacrime. Certo, ovvio. Qui eri in lacrime, a Sestola. Assolutamente sì, proprio perché la sorpresa ovvio che ti porta anche alla commozione. Gabriele De Bari, per Valentino Sciotti. De Marchi ha vinto pure a Trevali Varesine, che è una classica straordinaria, non è che passi in secondo piano. No, ma quest'anno ha avuto un'annata eccezionale, la migliore annata da quando è passato professionista. Ecco, forse nel momento in cui tanti pensavano fosse in fase calante, invece lui ha dimostrato che era ancora nel momento in cui doveva dare il meglio. Gli ha dato soddisfazione. Ma anche in nazionale, perché ha dato tantissimo anche alla nostra nazionale. Valentino, tu sei un manager che ha deciso di investire tantissimo nel ciclismo. Quest'anno con una squadra Pro Tour, la Israel, abbiamo visto con De Marchi, tra l'altro la squadra di Dan Martin che ha vinto la tappa, forse una delle più dure, quella di Sega di Ala al Giro d'Italia, ed eri con la Vini Zabu KTM. Ci sono possibilità per il futuro che magari decidi di investire tutto su Pro Tour proprio per fare uno step in avanti? Guarda, la visibilità che ti dà il World Tour non te lo dà nessun altro
squadra, quindi indubbiamente è un'attrazione fortissima. L'unico problema è che costa anche tantissimo, quindi bisogna far combaciare le disponibilità che abbiamo con le esigenze delle squadre. Però c'è una possibilità di vedere un manager abruzzese sulle divise di due squadre World Tour? C'è la possibilità? Potrebbe succedere, perché no? È senz'altro un sogno, sarebbe una cosa bellissima. Mi dispiace, perché in quel caso significa non essere più come sponsor di una squadra italiana, perché poi alla fin fine siamo anche italiani. Ma se in Secondo Italia te non fa c'è bene, World Tour. Gabriele? Secondo me sì, perché Gavini Zabù non è che dà molta visibilità come a World Tour. Hai un corridore in fuga. Oggi, che per fortuna il ciclismo viene ripreso nelle tappe dei grandi giri dall'inizio alla fine, e tu ci puoi avere anche ore di inquadrature sempre sul tuo marchio. Gavini Zabù onestamente non fa le grandi corse, poi se non vinci, se non vai sul podio, è difficile anche conquistarsi quella visibilità e rientrare degli investimenti fatti, perché qui parliamo tutto di una impresa che investe e vuole anche dei ricavi, giustamente. Assolutamente, io faccio un piccolo accenno a quello che sarà la seconda parte dedicata al ciclismo. Per sbaglio, sorrido a Gabriele, abbiamo preparato le immagini del Blockhouse del 2017. Abbiamo visto Nairo Quintana in maglia rosa in una di quelle che è state una delle tappe più belle delle ultime 5-6 edizioni. Per Nibali fu decisiva. Una delle tappe più belle delle ultime edizioni del Giro d'Italia. Dove abbiamo scoperto Dumoulin. Dove abbiamo scoperto Dumoulin e Thibaut Pinot al Giro d'Italia. Valentino, ti è piaciuta quella tappa del Blockhouse del 2017? Assolutamente, è una tappa bellissima, davvero bellissima. Pronta ha ad essere... Ha fatto scoprire un Abruzzo diverso, perché tutti pensano il Sud Italia che non abbia delle salite in grado di fare la differenza. Quel giorno si è dimostrato che in Abruzzo c'è una salita che può fare la differenza. Se ce ne non fosse è la sola. Un'altra prima sarebbe ancora meglio. Assolutamente, che molte volte gli organizzatori non hanno il coraggio di far decidere il giro troppo presto e quindi no. Dicono... A differenza del Tour, dove decidono gli organizzatori, in Italia decidono gli organizzatori in base anche a qualche richiesta che fanno i corridori più importanti. E questo non va bene. Questo non lo escludo, ma ovviamente non esiste nessuna prova su questo. Io volevo tra l'altro aggiungere anche una cosa, dove vedo pronto Lucarelli, tra un po' andremo a vedere questo progetto Chieti, siamo pronti perché ho tante curiosità. Quel giorno vinse Nairo Quintana, si saliva da Rocca Morice, però c'era una salita secca. Gruppo a tutta per imboccare la salita, mi ricordo la Movistar di Nairo Quintana, da San Valentino a tutta, fece un lavoro davvero eccezionale. Valentino. Ci fu la caduta di Thomas proprio per quello. Investito da una moto della polizia. Ci fu la caduta con Landa e Geraint Thomas, che fu addirittura l'elicottero venne a riprendere il corridore con l'allora Team Sky, assolutamente sì. Anticipiamo solo una cosa, quest'anno non solo un passaggio, ma due passaggi con Passo Lanciano e l'arrivo su a Mamma Rosa per il allora... 2022. Valentino. Se è vero è una cosa bellissima, purtroppo io su questo non vi so dire nulla perché... No, no, ma se lo dice lui, il giro è stato già scoperto, si sa ma già tutto. Ma se così io sono felicissimo, cominciamo di nuovo a far vedere un Abruzzo che ha delle belle montagne, perché poi una tappa del giro si porta dietro sempre un turismo collegato al ciclismo. Se una tappa è decisiva attira tantissimi cicloturisti che la vogliono provare, quindi... Sarebbe una cosa fantastica. Assolutamente, però tra l'altro Valentino, Sciotti, negli ultimi anni l'Abruzzo ha sempre regalato delle grandissime tappe. Tortoreto ha vinto Peter Sagan, Campo Imperatore, Simon Yates in maglia rosa, giusto per ricordarne qualcuna. Però con con la doppia scalata, eccolo, questo è l'arrivo di Egan Bernal a Campo Felice con Giulio Ciccone, splendido secondo. Però... Con la doppia scalata verso Passo Lanciano, verso il Blockhouse, credo che, come diceva giustamente Gabriele De Bari, in Abruzzo si possa assistere forse una giornata che già ci dice chi può vincere il Giro d'Italia. Sicuramente sarebbe una cosa bellissima. È un tappone vero così. E soprattutto se riescono ad arrivare su, poi più su arrivano meglio è. A me piacerebbe se arrivasse almeno a Pomiglio. Purtroppo al Pomiglio non è possibile per tanti motivi legati. Problemi logistici, quindi... Però se ci si è arrivati,
50 anni fa, perché non ci si può arrivare adesso? Oggi le esigenze di televisione, no, di tutto... i mezzi si fermerebbero a Mamma Rosa, sotto, e la corsa andrebbe come Piante Corones, non è che Piante Corones i mezzi andarono tutti sopra. Dovesse succedere quello che ho letto su un giornale, che ci potrebbe essere il giorno di riposo, no, c'è sarebbe di... sicuramente più possibile perché c'hai più tempo per smontare e riportare via tutto. Perché l'ho scritto io, quindi ti posso solo confermare del giorno di riposo. E poi dopo ne parleremo diffusamente di questa tappa. Volevo dire anche un'altra cosa, no, Gabriele, per chiudere questa prima pagina dedicata al ciclismo, che noi con la nostra troupe di Strade d'Abruzzo stiamo facendo vedere tutti i territori più belli dell'Abruzzo. Ogni volta che siamo arrivati su al Blockhouse a Mamma Rosa c'è davvero una vista stupenda, e quindi io ci tengo a fare Si vede la Croazia nei giornate più belle. Assolutamente, io ci tengo a fare davvero i complimenti a Maurizio Formichetti, che ogni anno riesce a trovare il meglio per proporre poi in RCS delle cose così belle del nostro Abruzzo. E la prima anticipazione che vediamo, confermiamo al 100% che ci sarà Mamma Rosa con il Blockhouse. Io tra l'altro intanto saluto Adele, ad esempio, dall'Aquila, dove siamo andati, era assente Valentino Sciotti ieri, a vedere il Gran Sasso, sì, in un posto stupendo come il santuario di Giovanni Paolo II, al Vasto. È stato davvero molto molto emozionante. In Abruzzo abbiamo tantissimi territori da mostrarvi. Intanto diamo l'appuntamento al Blockhouse, poi andiamo avanti, Valentino. Grazie per il momento a Valentino Sciotti, e apriamo con Alessandro Lucarelli la pagina dedicata al Chieti, perché prima di vedere risultati, classifiche, immagini, io volevo capire un po' dove vuole arrivare il Chieti in questa stagione. Campionato vinto, e io lo sottolineo, in maniera meritata lo scorso anno, perché avete interpretato al meglio un regolamento e avete vinto sul campo con pieno merito. Quest'anno dove vuole arrivare il Chieti, Lucarelli? Ma io penso che il Chieti debba cercare di trovare una stabilità quest'anno, di fare un campionato importante per quelli che sono i mezzi. La società non sta facendo mancare nulla e noi dobbiamo fare un buonissimo campionato, innanzitutto mantenere la categoria, riuscire a stare lì su se saremo in grado di starci, giocarci le partite come oggi, senza timori reverenziali nei confronti di squadre casomai con un budget decisamente più alto, ma noi abbiamo un piccolo progetto che va avanti dall'anno scorso e lo stiamo portando avanti, e la squadra sta rispondendo bene con tanti giovani. Però questo piccolo progetto dove vi vuole portare? Ma visto che è una squadra giovane, il potenziale, perché poi a me piace allenare squadre con potenziale, noi non è che possiamo promettere chissà cosa, però è chiaro che avere dei ragazzi giovani come gli attaccanti, Fabrizio, Camandu, siamo due ragazzi del 98, Pietro Antonio 98, abbiamo anche giocatori di esperienza. Non dica così, mister, che si arrabbia Gabriele De Bari, perché sì, se il 98 ha 23 anni mi dice giovane... Però è la categoria, io parlo della categoria, è chiaro che ci sono 2003 che giocano in Champions, però evidentemente... C'è anche un giocatore della Spagna che ci ha fatto male, mi sembra che era 2004-2005. Però io faccio il paragone con le altre squadre. Sì, no, scherzavo, perché vedevo Gabriele silenzioso, quindi lo volevo solo un po' stuzzicare. Però l'obiettivo è chiaro di fare un buon campionato, dare una stabilità al Chieti in Serie D. Le ho promosse, giusto. Esatto, il minimo è questo. Poi a Chieti, a differenza delle altre piazze che sono in Serie D, c'è una cultura e un'aspettativa diversa. Quindi c'è anche un bel seguito di pubblico. Assolutamente sì, e io sono contento, perché poi mi piace molto più allenare squadre e società con seguito che non quelle squadre e società che invece però per molti è più stimolante, a me no, mi piace più un po' di sangue quando possibilmente, anche se le cose dovessero andare male, però c'è un motivo per cui parlarne. Invece, e quindi stare a Chieti in questo momento per me, che è una piazza importante, l'obiettivo è di fare il massimo, di onorare questo centenario e prenderci delle grandi soddisfazioni. Ti chiedo una cosa, ma mi risponderai dopo la pausa pubblicitaria, perché abbiamo obblighi della regia. Chieti, piazza molto molto importante, ha risposto molto bene lo scorso anno nella parte finale di stagione, ti chiedo come sta rispondendo in questa stagione, e poi ti chiederò anche che una piazza come Chieti però vuole il ritorno tra i professionisti. Pubblicità. Eccoci, siamo tornati in diretta dopo la pausa pubblicitaria, subito ridò la parola ad Alessandro Lucarelli, parlavamo un po' di come sta rispondendo la piazza di quest'anno e ai tifosi che giustamente chiedono, il Chieti però merita di essere tra i professionisti, cosa risponde Lucarelli? Ma i tifosi è chiaro che sognano e fanno bene, chiedono in realtà
secondo me io li ascolto, li vedo, li sento, loro chiedono anche di avere una stabilità, di fare un campionato di Serie D cancellando l'ultimo di Serie D, quindi vogliono anche questo e noi stiamo cercando di fare questo con la società. Sono stati fatti questi tipi di ragionamenti e devo dire che fino adesso abbiamo, secondo me, indovinato tutto. Loro ci stanno mettendo a disposizione tutto, abbiamo un centro dove ci alleniamo che non è a Chieti, ma ce lo mettono a disposizione, dove ci troviamo benissimo, e ringrazio anche la Tollese che ci mette a disposizione il campo. Lo stadio Angelini, come vedete, è tornato a stare bene. Davvero molto bello il Mantelboso. Sì, esatto, una settimana di ritardo, però sia la società che poi l'amministrazione ha fatto, ecco, il risultato è questo, un campo ottimo dove giocare, quindi pian piano, un passo dopo la volta, adesso abbiamo una palestra dove i ragazzi si vanno a allenare, io ho uno staff composto da 8 persone, che a me piace molto lavorare poi con uno staff allargato, perché mi piace pure la delega efficace sui miei collaboratori, quindi devo dire che loro non ci stanno facendo mancare nulla. Si potrebbe fare di più, però secondo me dopo quest'anno, se non riusciamo a fare un campionato importante, cioè mantenere la categoria, casomai provare a stare nelle zone alte, non è facile, ma ci proveremo, perché no, piano piano si potrebbe strutturare sempre di più questa società. Considerate che il presidente Mergiotti e il padrone Trevisan sono da soli e loro portano avanti il progetto Chieti ormai da un paio di anni, sono stati bravi l'anno scorso a andare male l'anno prima nella retrocessione, ma poi a rivincere, a avere l'opportunità, perché se poi se non ci fosse stato il Covid, casomai potevamo parlare di altro, però ad oggi la piazza sta rispondendo, non bisogna sottovalutare il fatto che a differenza di altri paesi in Europa, in Italia ci mettono più tempo per ridare la massima capienza, per far tornare tutta la normalità, però piano piano ci stiamo arrivando. Volevo chiedere una cosa a Lucarelli, perché stiamo vedendo il gol di Fabrizi, intanto poi vedremo il servizio, sì, in maniera diffusa. Fabrizi è stato uno dei protagonisti l'anno scorso. Dove siete stati bravi l'anno scorso a capovolgere i favori del pronostico? Nel senso, l'Aquila si era ripresentata alla ripartenza come squadra da battere per tanti motivi, vuoi per quello che aveva fatto nella prima fase del campionato, vuoi per il nome dei giocatori. Dove siete stati bravi voi l'anno scorso? Guarda, io ero partito, parlavamo prima di cambiare, no? Io ero partito con un 4-3-3, poi mi rendo conto che non funzionava e ho cambiato facendo un 3-5-2, sicuramente sempre propositivo. Nel periodo del lockdown c'è stata l'opportunità di sistemare la squadra e noi ci siamo, diciamo, avvantaggiati in questa maniera, ci siamo rinforzati molto, la società ha fatto un investimento importante, mi ha dato ancora fiducia e quindi ho potuto lavorare bene. L'Aquila, secondo me, ha solo sottovalutato l'idea che era la più forte all'inizio, nella prima parte del campionato, e poi forse non era neanche semplice cambiare in corsa dopo che già ti sentivi forte. Quindi non lo so che errori abbia potuto fare l'Aquila. Certo, dopo un solo pareggio, l'Aquila, mi ricordo, un pareggio a Capistrello, è crollato un pochettino lì, forse c'era qualcosa che già non funzionava. Per dirla come Gabriele De Bari, se una squadra come l'Aquila, senza nulla togliere al Capistrello, per carità, riacciuffi la parità solo al 96esimo, c'è veramente tanto che non va. Giusto, Gabriele? Certo. Allora, noi chiedo a Dino se siamo pronti, ma dovrebbe mancare poco al collegamento con Cristian Galano. Introduco l'argomento con Gabriele De Bari. Galano, un giocatore che per qualità fa la Serie B a vincere, su questo non si discute, ma nelle ultime partite tanta panchina con il Pescara. Ma secondo me il tecnico non lo vede come non vede Valdifiori, un altro giocatore che in B ha fatto male, ma che in C sarebbe un lusso, tant'è che mi pare a Gubbio si è riscaldato per 40 minuti e ha giocato gli ultimi 7, proprio, come dire, dai, visto che ci siamo ti facciamo giocare un po'. Io dico che due giocatori di queste qualità in Serie C non possono finire fuori da una squadra, la squadra deve essere fatta attorno a questi due. Adesso qualcuno imputa sia a Galano che a Valdifiori, come dire, di non impegnarsi molto nella categoria perché si sentono giustamente un po' superiori, e questo secondo qualcuno al mister non sta bene, per cui volevo chiedere proprio all'interessato che, e non è facile per un calciatore così importante essere spedito in tribuna, in panchina, e non sentirsi una parte, un protagonista del progetto, ma un comprimario. Allora però dico pure, se hai la possibilità di mandare fuori questi due, gli altri devono essere più forti di questi due, e allora il Pescara deve vincere il campionato.
Lucarelli, senza voler entrare nello specifico tecnico, perché da allenatore credo non sia giusto parlare delle scelte di un altro allenatore, però io credo che il discorso di Gabriele De Bari assolutamente non faccia una piega. Sì, io sì, senza andare nello specifico perché non conosco bene la situazione, però io penso sempre che un calciatore, come quando stai in campo, se non tocca il pallone è perché non vuole ricevere il pallone. Quando un giocatore non gioca è perché ha deciso di non giocare, perché le possibilità di mettersi in condizione, di mettere in difficoltà l'allenatore, le deve trovare più il calciatore, non l'allenatore. Evidentemente quando succedono queste cose di calciatori che non giocano bravi, non bisogna sempre scaricare le responsabilità all'allenatore, perché l'allenatore non ha nessuna voglia di mettere fuori uno bravo. Però ci sono gli allenatori che hanno anche dei pregiudizi. Beh, i pregiudizi... Per esperienza, hanno dei pregiudizi. Non corri come dico io, non ti faccio giocare, non ti inquadri nel mio progetto come voglio io, stai fuori. Non è che vai dal giocatore e dici, oh, tu sei uno forte, ci devi dare una mano, lo fai sentire importante. Molti calciatori hanno bisogno di un dialogo, di avere la fiducia, di sentirsi questa fiducia, e altri invece non gliene frega niente. Quindi un allenatore deve essere anche in grado di capire i problemi psicologici dei giocatori, soprattutto quelli più importanti, perché se ti gioca uno forte come sa, ti fa vincere. Questo è che ti voglio dire. Sono d'accordo su questa cosa, tante volte però non si sa mai da dove comincia, quindi bisogna vedere se è più responsabilità dei calciatori o dell'allenatore, però è chiaro che un allenatore deve avere un gruppo che lo segua sempre, e non è facile perché le dinamiche sono cambiate tantissimo negli anni, perché ci sono i procuratori, ci sono i direttori sportivi che intervengono subito appena un giocatore non gioca, lo chiamano al telefono l'allenatore, chiamano il direttore o il presidente per parlare con ma la risposta lo sai quale deve essere, sì. La risposta io penso che il calciatore la deve dare sempre poi. No, la risposta chi riceve la telefonata. E bisogna vedere anche quello. Però la risposta io credo che il calciatore il lunedì, martedì, quando comincia la settimana, secondo me può darla. Intanto iniziare. Poi se l'allenatore ha dei pregiudizi è un errore, perché tutti, ma non solo nel calcio, quando uno inizia un rapporto di lavoro e c'è un pregiudizio, le cose non potranno mai andare bene. Quindi forse bisognava chiarirlo subito se ci sono dei pregiudizi, perché la squadra, è vero che uno dice deve far giocare la squadra in base ai calciatori che ha a disposizione, ma quando si comincia una stagione un allenatore deve cercare di accettare una squadra, un gruppo che sa che può fare quel tipo di calcio, e non accettare troppe imposizioni dalla società. Però poi ci sono azioni come questa che abbiamo visto a Gubbio, giù il cappello Gabriele. Gabriele? Sì, mi sto vedendo. Non l'hai visto il gol dell'azione stupenda? Guarda che azione. Azioni come queste poi è chiaro che in Serie C fai fatica a vederle, un tocco tutto in verticale, insomma sono azioni davvero molto belle qua, tocco in verticale, Marilungo, assist. Il problema di questi allenatori un po' integralisti come Auteri è che o ti adegui a lui in tutto e per tutto o diventi un problema, e gli allenatori poi non li vogliono, invece di risolvere molte volte... preferisco non avere che risolverli. Si fa prima. Allora, noi abbiamo qualche problema a collegarci con Cristian Galano dal ritiro del Pescara, quindi non so, attendo indicazioni dalla nostra regia se possiamo cambiare pagina o se restiamo ancora qualche istante sul Pescara, perché dobbiamo toccare altri argomenti. Io direi allora di riprovare più tardi con Cristian Galano e tornare a parlare con Valentino Sciotti del mondo del ciclismo inteso a 360 gradi. Perché Valentino Sciotti ha deciso di investire sempre tanto con le sue aziende nel ciclismo? Perché ciclismo sì e altri sport no? Qual è la cosa che piace di più a Valentino Sciotti? Guarda, innanzitutto è l'internazionalità che il ciclismo dà, perché il terzo evento più visto al mondo è il Tour de France e gli altri due sono le Olimpiadi. Quando non ci sono i mondiali olimpici. E i mondiali di calcio. Ma sponsorizzare Olimpiadi o mondiali di calcio richiede delle cifre che sono inimmaginabili. Invece nel ciclismo, se ti sai muovere bene, riesci a fare una sponsorizzazione con cifre abbastanza accessibili, poi ci vuole sempre un po' di fortuna, perché devi avere la fortuna di trovare l'offerta giusta dalla squadra giusta, e quindi il tuo investimento poi massimalizza
oltre ogni aspettativa, così come ti può capitare che spendi tanti soldi e purtroppo gli atleti hanno dei problemi e non ti danno indietro ciò che tu vorresti, però in generale è il costo contatto più basso che esiste nel mondo dello sport. Valentino Sciotti è un grande manager, l'abbiamo detto più volte, da addetto ai lavori io, ma parlo anche un po' come appassionato, ho un grande sogno, quello di avere una squadra World Tour di matrice abruzzese. È un sogno, guarda, mi rispondi Enrico Giancarli, chiudilo nel cassetto, non lo aprire per niente, è irrealizzabile oppure piano piano arriveremo anche a quello? Guarda, io penso che sia nulla impossibile, ma è vicino all'impossibile. Sarebbe già meraviglioso avere un team World Tour italiano con sponsor italiani. Questo sarebbe una cosa bellissima, un messaggio meraviglioso, ci farebbe ritornare ai vecchi fasti del ciclismo, perché il ciclismo italiano è sempre stato trainante per tutto il settore, in questo momento siamo molto marginali. Quindi diciamo che il sogno di un Valentino Sciotti con la sua azienda a capo di una World Tour oggi è troppo complicato? Credo di sì, perché gli importi diventano sempre più grandi e penso che sia abbastanza difficile, ecco. Si tratterebbe di mettere su una cordata, però io ho altri impegni, sono uno sponsor, non sono un manager. Gabriele De Bari per Valentino Sciotti sul ciclismo a 360 gradi. Ma c'era un'idea della Barilla di voler entrare nel ciclismo con una squadra italiana. E lì potrebbe essere una cooperazione se entrasse come sponsor principale un'azienda così importante. Ma sarebbe meraviglioso, perché siamo tutti nel campo alimentare, perché restando nel settore alimentare c'è anche Segafredo che sta già nel ciclismo professionistico. Di sicuro per il ciclismo italiano potremmo fare molto di più con un team italiano che non mandando un come migranti un i nostri ragazzi in team stranieri dove loro non sono la priorità del team, perché c'è anche questo da dire, una squadra italiana ha come priorità portare avanti i ciclisti italiani. Io sponsorizzo il team israeliano, quest'anno sono riusciti a portare a vincere una gara importante un ciclista israeliano, e questo lo fai se hai la possibilità di lavorarci dietro. Quel ragazzo, pur bravissimo, se non c'era una squadra israeliana, probabilmente in questo momento faceva le gare in Asia o in Africa. So che c'è un grande feeling tra Valentino Sciotti e la Israel, intesa come proprietà, la squadra a cui faceva riferimento. C'è possibilità di una sinergia sempre più grande in modo da dargli anche un pizzico di matrice abruzzese a questa squadra? Guarda, sicuramente sì, in prospettiva, guardando avanti, io mi immagino un progetto che coinvolga anche le categorie giovanili e che abbiano come sbocco naturale la squadra della Israel sul World Tour, perché siamo uno dei miei sponsor e quindi possiamo anche agevolare tantissimo questo progetto. Ora, già quest'anno stavamo ragionando se puntare di più sulla squadra dei giovani della Continental oppure su un team femminile. Di sicuro l'anno prossimo o l'uno o l'altro deve essere potenziato. Non ti so dire esattamente quale sarà la scelta finale, perché oggi il ciclismo femminile sta raggiungendo dei costi un po' altini per una visibilità che non ancora che non è certo adeguata all'investimento. Prima di tornare, perché ora siamo pronti a parlare con Cristian Galano dal ritiro, volevo chiedere ancora una cosa a Valentino Sciotti e riguarda un piccolo sogno, se ce l'ha nel cassetto. Se potesse scegliere Valentino Sciotti un corridore per la sua World Tour, intesa come Israel, perché altre squadre ancora non so se ci saranno, c'è un corridore che piace particolarmente a Valentino Sciotti? Se sì, perché? Guarda, io quando ero coinvolto nella Nippo Vinifantini, un po' di più anche nella gestione, ci sono stati due corridori per i quali ho lottato tantissimo. Uno è stato Bagioli, abbiamo preso il fratellino grande per avere il fratellino più piccolo e poi non ci siamo riusciti, per un malinteso nostro, abbiamo sbagliato noi. E l'altro era Pogacar, che lo sanno tutti, perché io in ogni trasmissione, quando mi chiedevano il giovane del futuro, parlavo di Pogacar. Io mandai Johnny Carrera a casa sua con una proposta veramente importante quando il ragazzo passava da juniores alla categoria superiore, quindi
Cioè, insomma, nel calcio... Ho sempre sognato di puntare sui giovani, per me i giovani sono il sogno del futuro. Vedi, Gabriele, nel calcio Marotta l'altro ieri in conferenza stampa, parliamo di Inter, ha detto: quando era la Juventus per soli 2 milioni potevo portare un giovanissimo Haaland. Questa sera Valentino Sciotti ha detto: quando era giovanissimo stavo per prendere Tadej Pogacar, che giusto ieri ha vinto una corsetta, no, così, no, giro di Lombardia. Il forte corridore del mondo. Pogacar, per distacco. Io ho visto Cristian Galano, torniamo a parlare di calcio, mi è sembrato di vedere Cristian Galano, che saluto veramente con tanto piacere. Eccolo Cristian, direttamente dal ritiro di Chiavari. Ciao Cristian, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Buonasera. Perfetto, grazie per aver accettato il nostro invito Cristian, perché prima abbiamo un po' analizzato il momento del Pescara, all'unanimità in studio abbiamo detto che con la Reggiana più 8 è chiaro che la partita di domani è una partita, non diciamo decisiva, ma comunque molto molto importante. Sei d'accordo su questo? Sì, sono d'accordo, una partita troppo importante anche per noi, perché troviamo domani una squadra che comunque è come noi, una squadra importante che vorrà fare il risultato, che sta avendo difficoltà in questo avvio di campionato, però domani fare il risultato sarebbe troppo importante, perché altrimenti poi non dico che si farà dura, però... Diciamo di sì, perché poi la distanza aumenta, quindi domani bisogna fare una partita di grande carattere, di grande concentrazione soprattutto. Cristian, io ti anticipo una domanda, perché poi do il microfono a Gabriele De Bari, che già ne ha parlato poco fa diffusamente. Ci siamo chiesti come un giocatore con le qualità e la tecnica di Cristian Galano faccia fatica a trovare spazio in Serie C. Questo è l'anticipo della domanda, poi giro il microfono a Gabriele De Bari. Gabriele. Io volevo chiedere, buonasera, come ci si sente da calciatore goleador in B, da uno dei più forti attaccanti della B, a essere relegato in panchina, in tribune, cioè a non essere considerato protagonista del progetto del Pescara? Cioè, io non me lo spiego, non so se riuscite a darti una risposta. Sì, sicuramente non sono contento, questo non posso nasconderlo, sicuramente. Mi fa rabbia anche a me stare in panchina, però in questo momento il mister vede così, devo soltanto accettare quello che dice il mister, forse anche causato dal fatto che comunque nell'ultimo periodo c'è stato il fatto del mercato, quindi magari, non so, la vedono così in questo momento, però oltre a questo non riesco a spiegarmelo neanche io, però ci sono tanti ragazzi bravi e niente, accetto quello che dice il mister, io più di così non so che dirti, Gabriele. Cristian, c'è una critica che qualcuno le rivolge, e cioè dicono: Cristian si sente forte, sa che è un giocatore di un'altra categoria e magari negli allenamenti in partita non dà il massimo delle sue possibilità. È una considerazione giusta o è pure sbagliata? Questa è una cosa che dicono da parecchio tempo, no? Il fatto della continuità. Secondo me io non la vedo così, non sono d'accordo su questo, perché non è vero, perché io sono sempre stato un professionista, sia l'anno scorso purtroppo, quando criticano me è sempre figlio dei risultati, è sempre stato così, ogni qualvolta che magari c'è stata una sconfitta, ci sono le sconfitte, dei pareggi, Galano viene sempre comunque messo in discussione, perché è la verità, perché anche quest'anno lo sto vedendo, sono capitate queste due partite che ho fatto da titolare, magari non ho fatto gol, la partita è andata in un verso diverso, ci sono state delle critiche, perché giustamente è normale, la gente si aspetta tanto da me, questo sono d'accordo, però io non sono d'accordo, perché io cerco sempre di fare professionista, sempre, al 100%. Poi magari, ripeto, quest'anno ci sono state tante situazioni del mercato che io non nascondo, non ho peli sulla lingua, quindi magari in questo momento sto un po' in una fase un po' così, però sto cercando di dare il massimo e di dare una mano alla squadra, poi il mister fa le sue scelte,
pazienza. Cristian, hai parlato senza peli sulla lingua, per questo ti faccio i complimenti, perché la sincerità paga sempre. Ci ha fatto capire Gabriele che Cristian Galano è deluso e arrabbiato. No, è giusto, ma io dico e aggiungo, sì, una squadra che si può consentire il lusso di tenere fuori Galano e Valdifiori in Serie C è una squadra che deve vincere il campionato, perché se non giocano questi due, gli altri si presume siano migliori di questi due, e allora non ti puoi nascondere più. No, ma Gabriele, io credo che sia evidente che la scelta di tenere fuori Cristian Galano dall'11 di partenza non sia una scelta tecnica, perché Galano è un giocatore che può stare in una B a vincere. Mi pare una scelta tecnica invece a me. Però se è una scelta tecnica, poi come dici tu, il Pescara però non può essere borderline. Non può cercare alibi il Pescara, se tiene fuori giocatori di questa qualità vuol dire che gli altri sono migliori e quindi devi vincere. Cristian, ti chiedo l'ultima cosa, perché devi lasciarci, che sei al ritiro. Il mercato di gennaio chiaramente deve trovare una soluzione a questo impasse. Non lo so, Enrico, vedremo cosa succederà da qui a gennaio. Sicuramente, se le cose rimarranno così, vedremo cosa succederà e vedremo insieme a mia gente, alla società, la cosa giusta da fare. Cristian, in bocca al lupo. Speriamo che ti serve un gol per sbloccarti, dai. Lo spero, me lo auguro, dai Gabriele, me lo auguro. Grazie, grazie a Cristian Galano per il suo prezioso intervento, in bocca al lupo. Grazie naturalmente a voi, buona serata. Per la partita di domani, fischio d'inizio ore 21. La chiudiamo qui, ora l'ampia pagina dedicata al Pescara, tra un po' il treno dei servizi con il Teramo e con la Serie D. Bisogna dire un calciatore che sta nel ritiro della squadra e che apertamente dice certi pensieri è stato onesto e bravo, assolutamente sì. Non si è trincerato dietro i forzi, non so, ma ha detto se continuo in questo modo non posso rimanere più qua, mi pare molto, molto anche onesto. Assolutamente, Gabriele, condivido. Avevo interrotto e per questo chiedo scusa a Valentino Sciotti, è il bello della diretta. Valentino, il discorso che stavamo facendo sul ciclismo, su una World Tour, il mio sogno è tutto abruzzese, ma so che potrebbe rimanere chiuso in un cassetto, però la cosa che volevo chiederti è che in Abruzzo abbiamo un grande sogno. Ed è quello di vedere una tappa, Gabriele, una bella cronometro individuale sulla splendida Costa dei Trabocchi. A quanto è rimandato questo sogno, Valentino? Sciotti. Io spero che non sia rimandato a un periodo troppo lungo, anzi lo sogno il più presto possibile. C'è qualcosa da dire, che purtroppo l'opera è in un ritardo colpevole. E quindi non si può dire nulla né a Maurizio, che ci si sta impegnando tantissimo, mi riferisco a Formichetti, e né a RCS, che non può valutare la possibilità di fare una tappa in un cantiere. Soprattutto mi preoccupa anche qualcos'altro, che io su quel percorso ci vado quasi tutti i giorni, il fondo comincia a dare qualche segno di cedimento, vorrei che lo facessimo prima che l'opera ci abbandona, oppure che non ci permette di poterci fare un evento così importante. Il fatto grave è che abbiamo delle situazioni paesaggistiche, territoriali così belle e che per problemi di burocrazia, ritardi, politica così, non si riesce a metterlo in ordine per poter garantire il passaggio di una tappa. Che questo è veramente, cioè, se non ci fossero va bene, non ce li hai, ma li hai e non li sfrutti, non li gestisci bene. Io penso che questo è veramente un suicidio anche turistico. Perché... Ma è un discorso molto complesso, perché ho detto prima, il ciclismo trascina un movimento grandissimo di turismo cicloturistico, che è molto più grande di quello che noi immaginiamo, quindi assolutamente è un qualcosa che dobbiamo considerare con tantissima attenzione. Io so che tutti aspettano questa opportunità. Di sicuro sto cantiere va chiuso, perché se noi tutti gli anni teniamo il cantiere aperto un mese e mezzo l'anno e poi è tutto fermo, come sta succedendo anche quest'anno per l'ennesima volta, non è che lo possono andare a fare quelli della RCS e la ciclabile. Se non gli fai trovare l'opera pronta non te la possono giudicare, non puoi neanche aspettarti che ti inseriscono in un programma di un Giro d'Italia una tappa su una strada che non esiste. Oggi è un cantiere, non è una strada. Mentre continuiamo a vedere un po' di immagini di ciclismo, Giro d'Italia, eccolo il Blockhouse di Nairo Quintana, dove si tornerà quest'anno nel 2022,
con Valentino Sciotti e con la splendida squadra di Strade d'Abruzzo, e colgo l'occasione per salutare tutti i ragazzi che sono con noi a Strade d'Abruzzo, che Valentino Sciotti conosce molto molto bene, Ivo Pagliari, il professor Paolo Di Ruscio, Matteo Rabottini, Antonio Salvi e Luigi Di Giosia. Li saluto e li ringrazio. Siamo stati in una delle primissime puntate proprio a vedere la Costa dei Trabocchi, la ciclabile, e il presidente della provincia, il sindaco di Fossacesia, ex presidente della provincia, Enrico Di Giuseppe Antonio, disse una frase molto forte che non si può ripetere a quest'ora sulla situazione della ciclabile. Da allora non è migliorata? No, da allora non sono ripresi i lavori. Questo è il problema, non è questione di migliorare, il problema è, io lo dissi anche quel giorno, qua tutti vogliono essere amministratori, tutti vogliono essere manager, ma l'amministratore ha un solo compito, raggiungere l'obiettivo. Noi invece abbiamo capito che l'amministratore deve giustificare gli obiettivi mancati, no. Nessuno è pagato per giustificare un obiettivo mancato, sono tutti pagati per raggiungerlo. Poi di chi è la responsabilità? Tutti dovrebbero dire mia, invece tutti dicono di quell'altro, e così non va. Gabriele. Questo diciamo, è uno dei gatti più brutti della politica, no? Lo scarico delle responsabilità. Parleremo delle cose belle nell'ultima parte quando andremo a vedere. No, poi il fatto grave è che quando c'è la telecamera sono tutti pronti a dire. Però poi fatti. Si fa, tu vedrai. Poi non parliamo di politica, Gabriele. A microfoni spenti. Perché adesso torniamo a parlare di calcio, poi Valentino Sciotti, quando parleremo di ciclismo, andiamo a vedere i lati belli, ovvero il Giro d'Italia 2022, nel dettaglio che toccherà l'Abruzzo, vi diremo proprio tutto nello specifico. Lucarelli, siamo pronti? Pubblicità? Pubblicità e poi siamo pronti per guardare il Teramo e la giornata della Serie D con tutte le abruzzesi. Pubblicità. Siamo in onda, siamo tornati, stavamo un po' aggiornando anche i nostri siti di informazione su quelle dichiarazioni molto importanti che ha fatto Cristian Galano, ma ora torniamo a parlare di Serie C e di Serie D, tra pochissimo i riflessi filmati della vittoria di ieri del Teramo. Chiedo a Dino D'Angelo di vedere il quadro grafico relativi ai risultati del campionato di Serie D, perché siamo pronti anche lì con il treno dei servizi. Vorrei farli commentare al tecnico Lucarelli, perché c'è la vittoria esterna della Recanatese 2-0 sul campo dell'Atletico Casertano, Castelfidardo Castelnuovo 3-2, Chieti Fano 1-1, Matese Vastese 1-0, Montegiorgio Fiuggi 2-3, Pineto Trastevere 1-0, San Benedettese Porto d'Ascoli, il derby che è tanto caro a Gabriele De Bari, 0-2, Notaresco Vastro Girardi 4-1, Tolentino Nereto 3-0. In classifica, dopo quattro giornate di campionato, Pineto al comando insieme con Tolentino, Fiuggi, Trastevere, Notaresco, Porto d'Ascoli e Recanatese. Visto tanto equilibrio. Sette squadre. Castelnuovo e Chieti sono lì, che inseguono a soli due punti, e magari vedendo tra un po' le immagini il Chieti ha anche qualcosina da recriminare, giusto mister? Sì, qualcosa. Sì. Qualcosina. Castelfidardo 6, poi tutte le altre con i tre punti della Vastese e il punto del Nereto. Tutte queste squadre in vetta, che campionato è, Lucarelli? Si evidenzia un equilibrio sostanziale, pian piano secondo me i valori stanno uscendo di alcune, perché eccetto la San Benedettese, quelle che stanno a sinistra, lì dentro ci sono un paio di squadre che possono giocarsi il campionato e quindi pian piano si sta delineando. Noi ci piacerebbe stare e rimanere sempre nella zona sinistra, come stiamo adesso, però ci vogliono ancora 4-5 partite per capire un pochettino meglio come andrà a finire, quindi la foto attualmente è parziale, veramente parziale. Sulla carta, chiaramente molto sulla carta, Lucarelli, di quelle squadre o magari anche di chi sta inseguendo, chi è sulla più forte? Nomi alla mano? Ma non lo so, perché i nomi io ci credo sempre relativamente, però è chiaro che ci sono società, io ho visto giocare il Fiuggi, cioè i giocatori del Fiuggi che davanti sicuramente avevano un potenziale importante, così come credo anche il Notaresco, che è una squadra molto molto importante, il Pineto, io vedo queste, cioè, poi la San Benedettese pian piano uscirà, ma non lo so se continua così, ci metterà un po' più di tempo. La San Benedettese ne ha perso un po' troppo di tempo. Lo so, però lì c'è la possibilità di investire ancora e possono risalire. Ecco, questo grande equilibrio in testa favorisce proprio la San Benedettese, perché non c'è nessuna squadra che è scappata proprio via. Esatto, quindi la San Benedettese
Io non la tirerei fuori dai giochi, però è chiaro che deve cominciare a vincere da domenica, perché altrimenti si fa sempre più dura, perché non è tanto il distacco, ma sono tante le squadre. È possibile che ci siano squadre lì che adesso hanno ingranato come il Pineto e altre squadre, possono fare 4-5 vittorie di seguito e allontanarsi ancora di più. Quindi, ma si sapeva che ci sarebbe stato un po' di equilibrio, questo rende un campionato più bello. Sì. Anche allora, il Trastevere, sono d'accordo. In chiave abruzzese, Pineto, Notaresco e Castelnuovo. No, la delusione è la Vastese. Oh. Sì, la Vastese l'aspettavo di più, sono sincero. Tre punti. Oh. Non credo che il presidente Bolami, a cui facciamo gli auguri per il compleanno, sia contento di questa situazione. Noi siamo pronti per il lungo treno dei servizi che parte, riguardando la vittoria di ieri del Teramo in trasferta, salutare, molto molto importante, e poi tutte le abruzzesi di Serie D. Può partire il treno. Aggiungo il Pineto ha fatto. Il Teramo di Mister Guidi arriva al Melani di Pistoia dopo la gara vittoriosa del Bonolis contro la Viterbese, ma che non recupera Soprano Trasciani e Chiere Mateng. 4-3-3 confermato, con Viero che riprende il suo posto nel terzetto di centrocampo dopo l'impiego di Rossetti contro i laziali. Trio offensivo confermato, Rosso, Bernardotto e Malotti dall'inizio. Basso a destra Giosmanovic con Bua impegnato in nazionale. Pistoiese alla ricerca del primo successo interno, per i ragazzi di Sassarini infatti solo un punto in tre apparizioni tra le mura amiche. Fischia Ubaldi di Roma, al primo affondo il diavolo passa, Arrigoni dalla destra vede Viero in piena area di rigore, l'otto biancorosso si destreggia e scaglia il destro appena vede il pertugio, il pallone si insacca all'angolino con Pozzi battuto, è il settimo. Passano solo 9 minuti e il Teramo raddoppia. Bernardotto è bravo a tenere palla sulla tre quarti prima dell'appoggio a Malotti. L'esterno guadagna metri palla al piede e arrivato al limite dell'area carica il mancino. Il sinistro trova lo stesso angolo pescato da Viero e Pozzi può solo raccogliere la sfera in fondo al sacco. Quarantesimo, Pinzauti approfitta di un'ottima sponda e scaglia un tiro verso Tozzo. Il numero uno biancorosso si rifugia in angolo. Dal corner spunta la testa di Capitan Gennari che riapre il match. Il Teramo arretra di qualche metro e soffre la reazione d'orgoglio degli arancioni. Arrigoni e compagni riescono a gestire le folate avversarie e chiudono in vantaggio a riposo. Un super Malotti pesca sul filo del fuorigioco Bernardotto. L'attaccante teramano prima sbatte sul corpo di Pozzi, poi sul rimpallo non trova lo specchio della porta. Ancora vicino al terzo gol attorno al minuto 80, Bernardotto lotta tra due avversari e alla meglio appoggia a Birligea che dal limite a porta sguarnita apre troppo il piattone spedendo al lato. 4 minuti prima del 90esimo la Pistoiese crea l'occasione migliore del match. Ubaldi è bravo nel tenere palla e a servire Romano coi tempi giusti. Quest'ultimo cincischia e perde il tempo per la battuta a rete. La difesa del Teramo spazza via il pericolo dall'area di rigore. Il recupero è pieno zeppo di nervosismo, il gioco scende di qualità ma sale l'agonismo. L'ultima emozione arriva prima del triplice fischio, al minuto 96, quando Castellano calcia dal limite una ribattuta da corner. Il mancino, lento e telefonato, concede a Tozzo la chance per buttarsi a terra e guadagnare secondi in attesa della fine. Il Teramo sbanca meritatamente il Melani, con i tifosi locali delusi nuovamente dagli arancio. Guidi festeggia con i suoi e con gli ultras biancorossi la seconda vittoria consecutiva e il settimo punto in tre partite. Toscane che portano bene al Teramo. Dopo i pareggi con Siena e Lucchese arrivano i tre punti con la Pistoiese. La classifica ora sorride, ma guai a abbassare la guardia. Sabato arriva un Gubbio in piena zona playoff, dopo il 3-0 sul Pontedera. Allo stadio Angelini in Fano non può disporre di due grandi ex per infortunio, Abel Gigli e soprattutto il fantasista Vittorio Esposito, mentre l'altro ex teatino Broso guida l'attacco granata. Chieti che torna a vestire la classica casacca nero-verde con Akamadu e Fabrizi confermati in avanti da Lucarelli, ed è proprio Luca Fabrizi ad incunearsi per vie centrali prima di lasciar partire una conclusione sulla quale c'è la deviazione decisiva di Zafestas prima del palo. E questa la prima chance dell'incontro, subito a centimetri dal vantaggio il Chieti, con Pietrantonio che alimenta l'azione. Delizioso il cross a pescare in area di rigore Franklin Akamadu, che non inquadra di testa lo specchio della porta. Akamadu e Fabrizi si intendono ormai a meraviglia, quest'ultimo circumnaviga Samuel Dell'Icarri costretto a fermarlo con le cattive e rimedia un giallo dall'arbitro Valerio Vogliacco.
Sulla sfera c'è lo specialista Pietrantonio che conclude verso l'incrocio ma sfuma ancora l'opportunità per l'1-0. Non concede spazi il Chieti fino al tramonto di prima frazione con Casolla che distribuisce per Broso sul quale si oppone Fusco che però non può nulla sulla girata di Tortori per l'1-0 dell'Alma Juventus Fano prima dell'intervallo. Ma la squadra di Lucarelli non accusa il colpo e risponde subito nella ripresa con Fabrizi, imprendibile, riesce a guadagnare un altro calcio piazzato e costringe al giallo anche l'altro difensore centrale Bavassori, piazzato, battuto da Mariani, e sbuca Fabrizi che segna il secondo gol consecutivo. Non si ferma più Luca Fabrizi, e il gol dell'1-1 è Chieti che adesso può ribaltarla, spinto dalla curva Volpi, ancora un tarantolato Fabrizi che libera Akamadu a campo aperto verso Zafestas, fermato proprio al limite dell'area di rigore da Delli Carri, costretto a commettere fallo e a guadagnare un rosso diretto. Dunque Alma Juventus Fano in 10 uomini per tutto il resto del secondo tempo. Questa volta ci prova Bassini su calcio di punizione, ma nulla da fare per i neroverdi che in superiorità numerica rischiano di subire l'1-2 con Fusco determinante su Tortori. Entra Baldé che prende il posto di Akamadu e sfiora in un paio di circostanze il gol del vantaggio. Buone le sue accelerazioni, quindi l'episodio che può cambiare l'incontro, ma viene fermato in fuorigioco Baldé, quindi inutile il gol a gioco fermo di Rodia. Vogliacco ferma tutto. L'ultimo tentativo è del Fano con Maglie di testa sul tiro dalla bandierina di Tortori, ma può bastare così. A Chieti il Fano di Carmelo Gioffrè impone il pari al Chieti. Allo Stadio Angelini è 1-1. Il semplice fatto di pronunciare Tolentino Nereto, la memoria riporta a quel lontano 13 maggio 1995, la gara che al della vittoria spalancò all'Unione Sportiva Tolentino la porta per salire in Serie C2. A distanza di 26 anni e 150 giorni, il condottiero Fabrizio Castori, il presidentissimo Ivano Ercoli, il capitano Pasqualino Juvalò e l'autore della rete Giovanni Fenucci sono stati tutti premiati dall'attuale dirigenza cremisi prima del fischio d'inizio della gara odierna. Ritorna al della vittoria la formazione cremisi, reduce dallo scivolone in casa del Trastevere 8 giorni addietro, mentre i rossoblù ospiti con un solo punticino all'attivo devono cercare immediatamente di invertire la rotta. 3-5-2 per la formazione cremisi, che non può disporre di Strano, Bucò, Setture con Padovani e Cicconetti in avanti come terminali offensivi. Squadra chiusa invece quella abruzzese, che all'inizio si presenta in campo con un 4-4-1-1, con Offilani come uomo più avanzato. Primi scampoli di gioco in cui la squadra di casa incomincia a spingere immediatamente sul piede dell'acceleratore. Dopo appena 2 giri di orologio, Padovani prova la conclusione, respinge De Luca, poi Mengani, classe 2004, il più giovane in campo, mette a lato. Al quarto ancora una manovra elaborata cremisi, quest'oggi in maglia grigia per doveri di ospitalità. La stoccata di Padovani non sortisce l'esito sperato. All'ottavo di gara, dalla sinistra ci prova ancora Edoardo Mengani, il pallone va a stamparsi sull'esterno della rete. Con il trascorrere dei minuti la formazione di Senegalesi sembra prendere le contromisure facendo possesso palla e di conseguenza riuscendo ad abbassare il ritmo dell'incontro. Nel giro dei 2 minuti al 26esimo Vistoscoi e al 28esimo Ciganda vanno a assaggiare con 2 conclusioni la reattività del portiere locale Filippo Marricchi che in entrambe le occasioni si rifugia in angolo. Il risultato si sblocca al 33esimo di gioco, disimpegno errato di Giuseppe Chiani. Il pressing della formazione di casa funziona a meraviglia, Capezzani in becca per capitan Padovani che supera De Luca e porta in vantaggio la formazione di casa. Sull'azione successiva alla rete il Tolentino potrebbe di fatto chiudere la pratica in reto, ma questa volta il tiro cross di Cicconetti va ad impattare sul palo alla destra di De Luca. Sull'ultimo giro di orologio della prima frazione dai 35 metri la staffilata di Leonardo Nonni che costringe il numero 1 ospite alla deviazione in angolo. Inizio della ripresa sulla falsa riga di quando si è visto nella prima frazione di gioco, dopo pochi secondi Capezzani mette a lato. Qualche secondo più tardi scambio Mengani-Miccoli e la palla che non ne vuol sapere di entrare nello specchio della porta.
Al sesto minuto di gioco, l'appena entrato Fayet viene murato da Tortelli su conclusione ravvicinata verso lo specchio della porta. La gara di fatto si chiude all'undicesimo della ripresa. Andrea De Falco stende in aria Miccoli e l'arbitro indica il dischetto di rigore. Dagli 11 metri, con un tiro a mezza altezza ad angolato sulla sinistra, il numero 9 Cremisi spiazza il portiere ospite e fissa il risultato su 2-0. Con il risultato acquisito, la formazione di casa fa vedere delle belle trame di gioco. Al trentesimo però è ancora Fayet a impensierire Malicchi da lunga distanza. Sette minuti più tardi Zammarchi va a colpire la traversa, la sfera ritorna in campo e Nicola Aloisi mette alle spalle di De Luca per il 3-0 finale. Una vittoria importante per il Cremisi, bicchiere decisamente pieno, 9 punti dopo 4 gare. Nessuno avrebbe potuto chiedere di meglio in questo avvio di stagione. Little bit stronger. In rimonta il Castelfidardo trova una preziosissima vittoria per 3-2 al Mancini contro il Castelnuovo Vomano. Partita d'handicap per i padroni di casa, sotto 2-0 per una palla persa in disimpegno ed un clamoroso errore del portiere. I ragazzi di Manoni però hanno riaperto i giochi nel finale di prima frazione, poi sfruttando la superiorità numerica, ospiti in 10 dalla fine del primo tempo, nel finale di ripresa hanno trovato l'1-2 per i 3 punti che interrompono la serie delle 2 sconfitte consecutive. Giornata autunnale al Mancini, Castelfidardo che schiera subito dal primo minuto il neoacquisto De Cesare. Avvio di gara di grande equilibrio e col passare dei minuti la partita non si schioda dal canovaccio iniziale. Allora arriva l'episodio alla mezz'ora esatta a cambiare il match. De Cesare perde una palla sanguinosa sul pressing avversario e concede la ripartenza agli ospiti con il Castelnuovo che trova l'autorete di Mataloni per il vantaggio degli ospiti. Al 36esimo arriva anche il raddoppio della formazione di Di Fabio, conclusione di Ripa, errore clamoroso di Damalia che si lascia sfuggire il pallone ed è 2-0 per la formazione ospite. Al 41esimo però Castelfidardo che riapre i giochi per una trattenuta in area su Marcelli. Dal dischetto Bracciatelli batte Greis e manda a riposo i locali sotto solo di una rete ed in un superiorità numerica per l'espulsione di Marianeschi arrivata dopo il penalty. Secondo tempo e all'inizio non si nota la superiorità numerica del Castelfidardo, anzi è il Castelnuovo a tenere meglio il campo. La pioggia aumenta di intensità con campo scivoloso. Al 24esimo il Castelfidardo colleziona la palla del pari. Cardinali fila via in solitaria verso la porta avversaria, ma Grace riesce a salvare sulla sua conclusione a colpo sicuro. La chance costruita scuote i padroni di casa per un finale arrembante alla ricerca del pareggio e le emozioni sono tutte concentrate nel finale. 36esimo arriva il gol del 2-2, tiro dalla distanza di Rizzi che si costruisce la conclusione vincente per il pareggio del Castelfidardo. E al 41esimo il Castello completa la rimonta con Cardinali che riprende la respinta di Grace su Rizzi e fa esplodere il Mancini per il gol della vittoria locale. Al Castelnuovo rimane così l'amarezza per una partita ben condotta fino a 10 minuti dal termine, mentre il Castelfidardo festeggia con i suoi tifosi un successo pesantissimo per classifica e morale. Nel match valido per la 4ª giornata del girone F di Serie D, il Nodaresco conquista la 2ª vittoria consecutiva, battendo 4-1 il Vasto Girardi. Successo netto e meritato per la squadra di Epifani, con la doppietta di Maio e le reti di Valenti e Lopez Petruzzi, mentre alla squadra di Prosperi non basta il momentaneo pareggio di Ruggeri. Con le immagini di Emiliano Gigliotti andiamo a vedere gli arazzi della partita. Per quanto concerne il capitolo formazioni, 4-3-3 per il Nodaresco, con il trente offensivo composto da Maio, Pampano e Valenti, mentre per il Vasto Girardi 3-4-1-2 con Guida, alle spalle del tandem offensivo composto da Metai e Salatino. Al sesto, Nodaresco ad un passo dal vantaggio, con Valenti che dal limite lascia partire un bel mancino a raso terra che si stampa sul palo. Sul proseguo dell'azione, il numero 10 cerca un compagno che non c'è, con un tiro a cross che termina fuori. Al 12esimo, secondo legno della squadra di Epifani, giocata spettacolare di Pampano, che sul cross dalla destra inventa una sforbiciata che Carrero devia sul palo. La squadra di Epifani domina il lungo e largo e al 35esimo passa meritatamente in vantaggio, con Maio, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo, insacca di testa in tuffo, 1-0. Passano solo 120 secondi e i padroni di casa hanno la chance per raddoppiare, ma Valenti, da posizione ghiotta, calcia al lato. Dal possibile 2-0 al pareggio del Vasto Girardi, con una strepitosa punizione di Ruggeri, che dai 30 metri lascia partire un destro che si insacca sotto l'incrocio, 1-1 e primo tempo agli archivi. La ripresa si apre nello stesso modo in cui si era chiuso il primo tempo, fendente dai 35 metri di Ruggeri, che questa volta centra in pieno la traversa.
sono solo le prove generali del nuovo vantaggio che arriva al 59esimo. Valenti, duetta con Maio e dall'interno dell'area Fredda Carrero con il piatto mancino, 2-1. Passano pochi minuti e il notaresco trova il meritato tris. Sorrini mette al centro per Lopez Petruzzi, il quale si inventa un gran colpo di tacco che non lascia scampo all'estremo difensore ospite, 3-1. Il Vasto Girardi esce definitivamente dalla partita e al 78esimo i padroni di casa sfiorano la quarta rete, con un'azione personale del neventrato Marchionni e il suo destro viene respinto da Carriero. 60 secondi più tardi ecco il poker, con Maio, che servito in verticale, incrocia splendidamente con il mancino, 4-1. È l'ultima emozione del match, prestazione convincente e secondo successo consecutivo per il notaresco, che sale a quota 9 punti in classifica, andando a formare un trenino di 7 squadre in vetta alla classifica, Vasto Girardi ancora secco di vittorie. Nel big match valido per la quarta giornata del campionato di Serie D, Girone F, il Pineto vince per 1-0 in casa contro il Trastevere dopo un primo tempo a reti bianche. Nella ripresa Super Barlafante con una prodezza balistica porta l'intera posta ai padroni di casa. Calcio d'inizio per gli ospiti, partono forti i capitolini, Cervoni dal limite impegna Mercorelli in angolo, dalla bandierina salta Squerzanti, palla fuori di poco, i rivieraschi rispondono al decimo della Quercia, si accentra, bisturi intelligente per Pezzotti, l'ex recanatese stampa sul palo il pallone del vantaggio, i capitolini ribattono colpo su colpo, Crescenze svicola in area, conclusione deviata in angolo, al quarto d'ora azione da Moviola, Cardella penetra in area e termina a terra, Pistarelli di fermo da prima indica il dischetto, poi sembra ripensarci e tornare sui suoi passi. Il Pineto vuole il vantaggio, Minincleri arriva dal limite, conclusione debole che viene bloccata da Semprini. Al 39esimo provano i Trasteverini a mettere la freccia del sorpasso, contropiede imponente, Monni controlla, prende tutto il tempo per pezzare a giro il pallone che si spegne alto sul fondo. Nella ripresa è l'ex Peschiera, Monni a fare la voce grossa, girata di poco sul fondo, la partita è viva, Cardella prende la mira, Eurogol sfiorato dall'ex Cinzi al Balonga, dalla parte opposta è Squerzanti a cercare la rete dell'1-0, senza però successo, alla mezz'ora si accende la squadra di mister Mazza, azione insistita in area, i rivieraschi con un pizzico di affanno riescono a disinnescare la minaccia, 120 secondi dopo è il solito Federico Barlafante a rompere gli equilibri, il numero 20 si accentra e con una splendida conclusione batte un incolpevole Semprini e fa esplodere il Mariani Pavone. L'11 ospite prova a impattare il match al minuto 80 su calcio di punizione, Corsetti prova a beffare Mercorelli che si rifugia in corner. Non succede più nulla, il Pineto vince e conquista un'intera posta che vale doppio contro un Trastevere ostico ma vivo fino alla fine. E allora questo è il lungo treno dei servizi, per chiudere l'argomento calcio da Lucarelli un flash riassuntivo di questa giornata. C'è stato un assestamento in classifica, se si può dire così, dopo solo 4 partite, il Pineto che ha preso un buon trend, anche il notaresco, Castelnuovo una battuta d'arresto ma la partita mi sembra che l'ha giocata fino alla fine. Poi ci siamo noi, ecco la Vastese, secondo me si ritirerà su perché comunque ha un organico, è un allenatore secondo me all'altezza, vedo un po' più in difficoltà il Nereto, però anche loro stanno provando a innestare qualche giocatore nuovo per cercare di risalire. In bocca al lupo per il proseguo della stagione da Lucarelli, io torno a parlare di ciclismo con Valentino Sciotti prima di chiudere con basket e volley perché si è giocato oggi in Serie A e in Serie B. Sciotti, torniamo a parlare di Giro d'Italia 2022, prima abbiamo parlato del blockhouse, quindi l'arrivo al rifugio Mamma Rosa, chiaramente potrei aver detto una virgolette cosa non vera con il doppio passaggio su Passo Lanciano oppure un passaggio solo, l'arrivo in cima magari riproponendo il versante di Rocca Morici, io chiedo Venia se sbaglio, nessuno, no Gabriele, perfetto, però da nostre fonti qualificate che ripetiamo non sono abruzzesi c'è l'arrivo sul blockhouse, c'è il giorno di riposo a Pescara e poi si ripartirà a Pescara destinazione Iesi. Queste dovrebbero essere le giornate dedicate all'Abruzzo. Se fosse vero, Valentino? Sarebbe bellissimo, come ho detto prima, vedere un Abruzzo con una tappa decisiva del Giro, è un qualcosa che fa bene a tutta la regione. Poi tra l'altro ci sarà un Giro d'Italia che partirà dall'Ungheria
quindi dall'estero con un prologo e due tappe dovrebbero essere sostanzialmente pianeggianti, poi si andrà in Sicilia e sempre da nostre informazioni si potrebbe tornare sull'Etna, quindi subito al quarto giorno di gara un arrivo importante, poi però questo blockhouse potrebbe mettere il primo punto esclamativo. Io veramente ci tengo a fare i complimenti. Non c'è paragone però tra l'Etna e io. Meglio il blockhouse. L'ho visto sono stato diverse volte a seguire i Giro d'Italia sull'Etna, con il blockhouse è tutto un altro mondo. L'Etna è una salita pedalabile che non fa mai distacchi importanti. Il blockhouse, soprattutto se ci sarà una salita prima, farà sicuramente dei danni. Tra l'altro io veramente voglio fare i complimenti alla Regione Abruzzo e a Maurizio Formichetti, perché sono tanti anni, ormai ho perso il conto, che regalano questa splendida vetrina del Giro d'Italia con l'Abruzzo che è sulla bocca di tutti, perché se vogliamo ricordare le ultime edizioni in Abruzzo abbiamo visto Nairo Quintana sul blockhouse che poi ha fatto molto molto bene in quel giro che, come diceva giustamente Gabriele De Bari, è arrivato Tom Dumoulin. E lì in quella tappa Nibali ha perso il Giro d'Italia perché sì. È arrivato a 1:10 e lui perse il giro per un poco più di un minuto. Assolutamente, poi c'è stata la tappa di Campo Imperatore con l'attacco di un giovanissimo Giulio Ciccone che fece arrabbiare un po' tutti. Dove abbiamo scoperto Masnada. Masnada, esatto, che con la maglia Androni andò in fuga, assolutamente sì, e l'arrivo vittorioso in maglia rosa di Simon Yates. Poi c'è stata la tappa dell'Aquila a 10 anni dal terremoto, la tappa vinta da Peggio Bilbao che poi ha fatto grandi cose in quel giro, vincendo anche la penultima tappa. Poi chiaramente Tortoreto Lido con il grande Peter Sagan, quest'anno ancora grandi emozioni con Egan Bernal. Insomma, complimenti all'Abruzzo, Valentino Sciotti. Prima, microfoni spenti, si parlava di chi è il corridore più importante della storia del ciclismo italiano. E come non era italiano. Storia del ciclismo. Era abruzzese. Del ciclismo abruzzese. E come sempre io e Gabriele De Bari andiamo a litigare. Secondo Valentino Sciotti chi è? Questo intanto è Nairo Quintana sul blockhouse. Guarda, mettere a confronto epoche diverse è sempre molto difficile, indubbiamente. Sì, noi abbiamo avuto due grandissimi fuoriclasse, Di Luca e Taccone, quindi sempre su questi due si ritorna. Entrambi hanno fatto delle cose grandiose, però il respiro internazionale delle vittorie di Danilo sicuramente, per il mio modo di vedere, lo mette al primo posto. Gabriele. No, guarda, Danilo... come successi sicuramente ha vinto più e meglio di Vito, ma la passione, il trasporto che ha suscitato Vito, non per Taccone, non per Avezzano, per un'intera regione. Vito è stato il riscatto dell'Abruzzo anche socialmente, è il riscatto di un uomo che dalla povertà ha conosciuto successi straordinari. Quello che ha fatto Vito Taccone nel giro del 63, con 4 tappe consecutive vinte, una quinta vinta da eroe, Di Luca non l'ha fatto mai, anche se ha vinto un giro d'Italia. Sì, però Danilo ha vinto il giro, ha vinto la Liegge, ha vinto l'Amstel in Lombardia. Lombardia ha vinto anche Taccone. La maglia del World Tour. Sì, però le folle che ha mosso Taccone, nessuno... Erano anche altri tempi. Su questo ha ragione Gabriele, nessuno. Anche se... Io mi auguro, Valentino Sciotti, mi auguro Gabriele De Bari, che dal prossimo anno Giulio Ciccone possa scrivere una pagina importante di quel livello. Beh... prima che arrivi a quel livello ne deve fare parecchi di strada, diciamoci la verità. Diamo un'altra anticipazione. Noi abbiamo un altro grande, che è Fantini, che è stato un grandissimo, che a quell'epoca batteva in volata i più forti velocisti di allora, che si chiamavano Vastenberger, Valloy, Darrigad, che chi conosce il ciclismo di quell'epoca sa che sono stati 3 dei più grandi velocisti della storia, tutta la storia del ciclismo mondiale. Non tocco la storia del ciclismo perché sei un'enciclopedia con la E maiuscola. Diamo qualche altra piccola anticipazione del giro, vogliamo dire sì, che ci sarà possiamo dire una tappa dedicata a Fausto Coppi, quindi col Colle della Fauniera, ci potrebbe essere un arrivo... 2600 metri... Ci potrebbe... No, sono un po' troppi, 2003 il Fauniera, 2006 il Colle dell'Agnello. Colle dell'Agnello, Fausto Coppi. Potrebbe essere, però usiamo sempre il punto interrogativo, un bel arrivo sul Passo Fedaia, il giorno prima della cronometro finale di Verona. Passo Fedaia che quest'anno non si è fatto per il maltempo nella splendida tappa di Cortina del Passo Giaudi. Fedaia e cronometro decideranno il giro. Assolutamente sì. Chissà, sono tutte anticipazioni che ci arrivano da nostre fonti, speriamo di non sbagliare. Noi un po' alla volta alla settimana le diamo. Noi un po' alla volta alla settimana le diamo, speriamo di non fare tanti errori, però se non altro noi ci mettiamo la faccia davanti alla telecamera, no Gabriele? Sicuramente. Ma poi guarda, quello che tu hai detto corrisponde
alla stragrande maggioranza la verità. Speriamo. Poi i dettagli, se c'è una salita in più, una salita in meno, ma io me lo auguro, stanno decidendo adesso insieme ai cartografi i responsabili del anche giro. Anche perché ci sono state le elezioni e quindi c'è anche quella, da vedere qualcosa con per i linea di massima, quelle sono le tappe. Io me lo auguro, mi auguro che il Giro d'Italia comunque regali ancora emozioni all'Abruzzo, questo lo possiamo dire, no Gabriele? Ma sicuramente poi porta anche dei benefici a livello di conoscenze, di turismo, di immagine. L'Abruzzo ha sempre la possibilità di esporre territori, paesaggi e posti molto 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 belli che piace al grande pubblico. L'ultima di ciclismo con Valentino Sciotti per salutarlo e ringraziarlo. 2022, Sciotti, se io ti dovessi chiedere oggi, che è ottobre, quindi manca ancora un po' al 2022, un sogno uno che vorrebbe realizzare Valentino Sciotti nel mondo del ciclismo nel 2022? So che è una domanda un po' complicata e difficile da riassumere in pochi vincere secondi. Vincere una grande classica, dai. No, fammi sentire Valentino Sciotti. Ma guarda, ho avuto parecchie soddisfazioni dal ciclismo. Certamente mi piacerebbe poter mettere il mio nome, il nome della mia azienda, sulla maglia gialla del Tour. Non quella finale, ma anche una delle tappe intermedie. E di riuscire a prendere la maglia e metterci il marchio sopra. Allora però siamo arrivati fino alla verde, ci manca quel passetto quindi decisivo. Il giallo del Tour, perché anche se a noi italiani piace il giro, per noi italiani il Giro d'Italia è tutto, per chi guarda anche all'aspetto nel economico, mondo il tour è il Tour de France. No, è perché sulla rosa già ce l'abbiamo messo più volte, quindi ci piacerebbe. Chi potrebbe essere un corridore da Tour per la Israel Startup Fantini del prossimo anno, visto che Dan Martin ha smesso di correre da vincente? Guarda, abbiamo un corridore che è molto più forte di quanto è stato percepito da tutti, anche da noi quando l'abbiamo preso, è sicuramente Woods. Woods, canadese, è uno scalatore che canadese, è ancora dei margini incredibili, è arrivato tardissimo al ciclismo, però è bravo. Corridore di fondo, di potenza. Non è molto adatto al giro perché soffre le strade bagnate. Quando c'è il giro c'è il rischio di cattivo tempo. E soprattutto con un pizzico. Ha fatto una bellissima Olimpiade. Con un pizzico di scaltrezza in più, secondo me poteva vincere il mondiale di Valverde a Innsbruck. Sì, sì, assolutamente. Corridore grande, condivido. Forte. Grande in bocca al lupo a Valentino Sciotti, ricordando a Sciotti che il sogno del cassetto di tanti amanti come me del ciclismo è un po' di World Tour targato Abruzzo, chissà. Anche un sogno mio, guarda. Ma Valentino Sciotti può permetterselo di realizzare i sogni, eh? Quindi auguriamo che possa diventare realtà. Dai. Chiudiamo con i risultati di basket e volley di Ino, cominciando naturalmente con il campionato di Serie 2 di volley, perché non arrivano buone notizie, Gabriele, dalla Lux Pallacanestro Chieti, che era impegnata sul difficilissimo campo di Verona. Verona che alla prima aveva perso di 1 a Latina. Questo è il quadro completo: Chiusi San Severo 84-71, Forlì Fabriano 9-3-8-1, Nardò 182-72, Ravenna Latina 75-66, Scafati Roma 87-71, Stella Azzurra Roma Ferrara 84-91, Verona Chieti 87-73. Prova super positiva del giovanissimo Zezeroku, ma sono intanto i punteggi che pesano, ha perso due partite con punteggi molto ampi. Condivido, Gabriele, condivido, io mi aspettavo molto di più, credo che ci sia bisogno di tempo per trovare la chimica giusta, ma io ho visto entrambe le partite, sia quella di oggi sia quella contro Forlì, secondo me Chieti è un passo indietro rispetto a dove voleva essere. Nardò, Chiusi, Forlì, Ravenna e Scafati a punteggio pieno. Roma, Eurobasket, prossimo avversario di Chieti, con Chieti a 0 punti e domenica prossima vietato fallire. Andiamo a vedere cosa è successo nel campionato di Serie B, perché è il campionato dove ci sono le tre abruzzesi, o meglio è il girone con le tre abruzzesi: Ozzano Roma 95-70, Ancona Teramo 58-51, Cesena Real Rieti 6-1-5-8, Civitanova Montegranaro 67-52, Jesi Giulianova 55-72, Seni Rieti Senigallia 76-71, Rimini Faenza 76-65. A proposito di vittorie importanti, Roseto Imola e Dilaganti 102-74. Roseto e Giulianova a punteggio pieno, passo falso del Teramo che ha perso ad Ancona. Questa è la classifica, punteggio pieno, oltre a Roseto e Giulianova c'è anche Rieti. Si iniziava oggi nel volley con i campionati di Serie A, questa è la partita della Sieco Service Impavida Ortona. Gabriele, una partita sulla carta che era una partita molto molto difficile per la Sieco Ortona, in trasferta
l'esordio in campionato della formazione abruzzese, che tra l'altro ricordiamo ha deciso di fare il campionato di Serie A solo all'ultimo, ma diciamo alla fine ha costruito una squadra con tanti sacrifici, è uscita sconfitta per 3-7-1 dal campo di Brescia. Queste sono le immagini della partita. Tra l'altro, nella formazione di Brescia c'è sempre Gabriele Alberto Cisolla, uno dei giocatori più importanti della storia della pallacanestro italiana, e ha fatto davvero e continua a fare delle grandi cose Alberto Cisolla. 25-18, 16-25, 25-19, 25-14, parziale per una vittoria piuttosto netta di Brescia. È andata male anche ad Altino, che oggi viveva una giornata storica, la formazione abruzzese neopromossa in Serie A. Altino che ha perso nettamente nella gara d'esordio per 3-7-0 in trasferta, chiaramente non era facile per Altino, prima gara in campionato, uscita sconfitta per 3-7-0, chiaramente ci sarà tempo per recuperare. Anche Altino ha perso a Brescia, diciamo che c'era questa concomitanza di trasferte per le due formazioni abruzzesi. Possiamo tornare in studio, io ringrazio, siamo giunti al termine, Roberto Cherchi per il lavoro in studio, il preziosissimo lavoro di Dino D'Angelo in regia, come sempre Gabriele De Bari. Buonasera a tutti. Mister Lucarelli, grazie mister, in bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Valentino Sciotti, grazie, grazie, in bocca al lupo, grazie anche a voi, per il proseguio dell'avventura nel mondo del ciclismo, che mi auguro possa essere roseo al di là del gioco di parole, come questo grande 2021. Domani sera saremo a Chiavari per Entella Pescara, diretta con noi, e poi gli approfondimenti con Massimo Profeta su Rete 8 Sport con Gabriele De Bari. Appuntamento a giovedì. Chi ci sarà? Ci dovrebbe essere Stefano Tacconi. Stefano Tacconi sarà ospite con noi in studio e poi ci vedremo domenica prossima, la domenica sportiva. Buonanotte. Every time I cry, I get a little...